Salve, oggi ho preparato una tavoletta di medio density da 3 mm. Come vedete ho preparato sia la parte inferiore che quella che userò poi per dipingere. È un 35x50, quindi un formato abbastanza adatto per fare quello che voglio adesso. È appunto una marina abbastanza semplice in modo che chiunque poi voglia provare a rifarla non abbia grosse difficoltà. Sarà abbastanza semplice, non ci saranno molti elementi. È appunto un tutorial pensato per chi si vuole approcciare a questo tipo di paesaggistica. Allora, in genere, come per tutte le rappresentazioni, dobbiamo cercare un punto, diciamo così, di orizzonte. Non cerchiamo mai proprio la simmetria perfetta, perché è sempre bene farla un po' più bassa, un pochino più alta, dipende un po' da quello che vogliamo rappresentare. In questo caso la facciamo leggermente più alta di quello che è, diciamo così, la metà di questo disegno, di questa tavoletta. E quindi facciamo grosso modo questo qui che sia il nostro orizzonte. E fino a qui penso che non ci siano grossi problemi. Ora dobbiamo fare in modo che il nostro soggetto abbia, diciamo così, un interesse e che l'occhio di chi guarda venga portato sulla parte che noi vogliamo, diciamo così, che venga messa in rilievo. Il nostro punto di interesse è un dato opposto e noi dobbiamo fare in modo, con alcune alchimie, alcuni, diciamo così, trucchetti, portare l'occhio verso la parte che ci interessa. Ora, organizziamo questo dipinto. Mettiamo che qui vogliamo fare il nostro oggetto di interesse. Diciamo che qui ci vogliamo fare una barca. Ecco, ora questo lo mettiamo un po' meglio, se no. Come si fa una barca? Mi pare di averlo già fatto vedere in un tutorial di qualche tempo fa, ma è abbastanza semplice. Allora, diciamo che la mettiamo leggermente spostata sulla destra. Anche qui un altro modo di rappresentare è quello di non cercare mai una simmetria precisa, di non metterla mai al centro. Se noi la mettessimo qui, la composizione verrebbe un po' sbilanciata, quindi conviene sempre metterla, diciamo così, leggermente spostata o su un lato destro, un lato sinistro, o in alto, in basso, comunque mai un bel pezzo un po' centrale. Verrebbe un po' squilibrata, un po' insomma, non avrebbe un suo movimento questa rappresentazione. Quindi, come regola generale, poi ci sono le eccezioni, naturalmente qualcuno mi dirà, ma io se la metto al centro, d'accordo, tutto va benissimo, però per cominciare è bene tenere presente alcuni piccoli accorgimenti che possono essere utili, possono naturalmente essere poi stravolti, però facciamo così. Allora, qui ci facciamo, abbiamo detto che facciamo una marina e quindi qui ci faremo una barca, una barchetta piccola in modo che possa essere il nostro centro, diciamo così, di interesse. Allora, non c'è bisogno di fare proprio una barca che sia bellissima o che sia proprio reale, non ci dobbiamo andare a navigare con questa barca e quindi è abbastanza facile, diciamo così, fare una barchetta piccola. E questa è già la nostra barca. Qui ci facciamo qualche elemento un po' più caratteristico di una barca. Poi se volete andare a vedere come fare una barca un po' più, diciamo, reale, un po' più interessante, potete fare un salto in qualche vecchio tutorial che, insomma, vi può essere di aiuto o di interesse. Bene, qui abbiamo fatto la nostra barca. Come vedete, può sembrare al centro, ma in effetti è leggermente spostata sulla destra, perché poi dobbiamo fare in modo che l'occhio comunque venga indirizzato verso questa parte qui, che è quello che vogliamo far vedere, perché è la parte che, diciamo, che ci ha dato un interesse, un'emozione o quello che, insomma, al momento, insomma, ci ha colpito. Allora, un'altra cosa da decidere è da che parte viene la luce. Facciamo che al solito ci viene da questa parte qui, per cui le nostre ombre avranno una certa direzione. Questa barca che ha bisogno di una bella ombra, e la facciamo qui. Questa qui è l'ombra della barca. Naturalmente
naturalmente è una barca che sta su una spiaggia, su una piccola scogliera, e qui ci facciamo una scogliera che sarà un elemento caratterizzante di questa composizione. Naturalmente adesso lo sto facendo con la matita, ma non è necessario poi in pratica, perché essendo un disegno abbastanza semplice non ha bisogno di una grossa parte grafica, per cui questi sono soltanto segni, diciamo così, per mettere in evidenza le parti che ci sono, che occuperemo con questo, col disegno o con la pittura. Beh, questa qui è la scogliera che noi vogliamo rappresentare, quindi questa è la base e qui ci sarà un'ombra abbastanza evidente. Questo insieme alla parte che adesso farò, questa qui facciamo anche qui ci sia una piccola scogliera, un gruppo di rocce, insomma un po' più basse, anche qui ci sarà una leggera ombra che viene sempre di qui, sarà meno evidente di questa. Ok, ecco, questi due elementi con questa parte qui, diciamo, che adesso è bianca, poi sarà parte del disegno, viene diciamo così, realizzato una specie di imbuto, una specie di corridoio in cui l'occhio viene portato a osservare questa parte qui. Se noi facessimo soltanto questa parte, il mare e il cielo, sarebbe un po', non sarebbe proprio conclusa la parte, diciamo così, pittorica, mancherebbe qualcosa, dobbiamo dargli un po' di contorno. Come fare? Qui facciamoci un promontorio, come ci pare, ecco, lo possiamo fare un po' più elevato, insomma, questo no, dipende da noi, non è molto importante poi alla fine, a meno che non sia una rappresentazione dal vero, allora se ci sono degli elementi che ci interessano, che sono evidenti, insomma li andranno fatti, se no, se è di pura fantasia, come in questo caso, diciamo così, ce lo attrezziamo come ci pare. Qui lo possiamo farci un'altra scogliera che si proietta nel mare e quindi ci possiamo fare qui una specie di insenatura, qui lo possiamo fare un po' meno evidente, un po' più basso, insomma, questo poi dipende un po' da come vogliamo che sia il nostro. Quindi questa parte qui sarà in ombra, qui ci facciamo appunto quest'altro piccolo promontorio e una bella scogliera in qui, non ci sta male, anche perché sennò tutta questa parte sarebbe soltanto cielo e non sarebbe poi proprio bellissimo, ecco, anche se, e quindi qui ci facciamo un'altra, ecco, un'altra piccola scogliera in mare, in modo da separare questi elementi, e così ci abbiamo questa specie di imbuto prospettico che indirizza il nostro occhio verso questa barca. Questa barca che dovrebbe essere il centro, diciamo così, di interesse di tutta la rappresentazione. Ora mi sono un po' dilungato su questa parte, diciamo, del disegno, della realizzazione grafica, in quanto poi alla fine è quella che caratterizza tutto il nostro lavoro. Ecco, ora qui rappresentiamo un pochino più. Ecco, come dicevo, non c'è bisogno di fare un grosso disegno di grafica per rappresentare queste cose, basta un accenno, però anche un accenno comunque, ecco. Questa ombra qui è abbastanza importante perché sarà caratterizzante poi di tutto il nostro lavoro. Bene, a questo punto passiamo alla parte pratica. Come disegno avete visto, non c'è bisogno di fare grande attenzione, si potrebbe addirittura cominciare direttamente col pennello e disegnare un po' così, senza doverci soffermare con la matita, eccetera. È molto semplice, molto elementare il nostro disegno, per cui ecco, abbiamo bisogno veramente di pochissimi tratti per riuscire a capire quello che vogliamo fare in questo piccolo dipinto. Sarà una cosa abbastanza
semplice, senza andare a cercare grandi sofisticazioni, grandi virtuosismi pittorici, in quanto poi se uno volesse poi veramente cimentarsi non abbia delle difficoltà, insomma, ecco. Beh, questo qui è il disegno, non, niente di eccezionale. Ecco, qui c'ho la tavolozza, è sporca, ma insomma è utilizzabile per il nostro lavoro. Vediamo i colori che userò per questa piccola cosa. Allora, naturalmente ci serviranno dei colori, diciamo così, consueti, come il bianco. Quindi mettiamo la nostra parte di bianco. Il bianco sarà abbastanza rilevante in questo dipinto, quindi ne mettiamo un po'. Io in genere non ne metto tantissimo perché mi piace rinnovare abbastanza di frequente il parco colori. È un'abitudine che ho da tanti anni, per cui un po' di lacca di garanzia non ne serve tantissimo, però è sempre utile averla. E poi giocheremo molto con i gialli e con le ocre, quindi ci vorrà appunto un ocra d'oro, un po' di Bruno Van Dyck lo uso abbastanza di frequente, un bel colore che mi piace. Poi poi userò un po' di verde cobalto chiaro, che sembra quasi un verde, però è un colore abbastanza simpatico, mi piace. Poi quest'altro blu di cobalto, ecco qui, blu cobalto. Poi quest'altro giallo cromo, un po' di giallo cromo, questo è utile averlo, mettiamolo qua. Sono un po' in disordine, ma non è necessario che sia per forza una tavolozza a decrescere con i colori, le tonalità, uno poi se le mette come gli torna più comodo. Un po' di arancio, e poi via via se ci serve qualche altro, e naturalmente uno straccio. Qui ci mettiamo un po' di solvente. In questo caso ci metteremo un po' di acqua ragia, ecco fatto, qui un po' di acqua ragia per pulire velocemente il pennello. Potete usare anche la trementina se volete, io adesso sto usando un po' a risparmio, diciamo così. Questo è olio di lino, anche qui mettete quanto volete, poco, tanti, non ne uso tantissimo, cascato tutto. E anche un pochino di verde, un po' di verde cinabro, ma poco, perché tanto il verde volendo si fa. Con questi colori che abbiamo messo sulla tavolozza possiamo fare praticamente tutti i colori che vogliamo. Ok, i pennelli sono i soliti che vi ho fatto vedere già infinite volte, per cui sono pennelli di vario tipo, tondi, piatti, in pelo di bue oppure sintetici o in setola, eccetera. Come dicevo, uno straccio è sempre utile averlo intorno, perché bisogna pulire spesso il pennello, eccetera. Ok, adesso possiamo iniziare veramente il dipinto. Una cosa importante o non importante è da dove si comincia. Per cui è importante perché non è importante da dove si comincia. Quindi possiamo iniziare dal cielo, dal mare, dai particolari, da quello che vogliamo. Io adesso comincerò dal cielo. Ma è soltanto per una scelta mia, non è perché è meglio cominciare qui che non di qui. Ognuno potrà iniziare da dove vuole. Naturalmente è meglio fare prima le parti più ampie, quelle più luminose, e poi man mano a scendere con i toni. È una regola generale che si vuole che dal chiaro si vada allo scuro, ma come tutte le regole possono essere stravolte e cambiate. Quindi ognuno poi si regolerà come meglio crede. Io, come vi ho detto, in questo caso partirò dal cielo. Non voglio fare un cielo come si vede spesso, come ho fatto anch'io tante volte, intendiamoci, non è che sto parlando per denigrare. Non voglio fare un cielo molto rapidamente, dando prima un colore velocemente col pennello grosso e poi fare
le varie sfumature, piccole o grosse che siano, le nuvolette, eccetera, eccetera. Lo voglio lavorare un po' piano piano, come a volersi divertire, ecco, a fare questo dipinto, per cui ci impiegherò un po' più di tempo del normale, ma è una scelta, diciamo così, di, tra virgolette, tecnica. Bene, anche perché se no uno se fa sempre la stessa cosa non impara mai nulla, avendoci la possibilità di avere a disposizione 2, 3, 4, 5 tecniche diverse, uno poi le può scegliere tutte insieme o adattarsi alla propria tipologia di quadro, temperamento o quello che uno poi vuole rappresentare. Ok, che quando si fa il cielo, in genere, basta guardare a parte la giornata di oggi che è grigia e quindi non fa testo, se no la parte superiore, quella più alta, quella più verso l'infinito, è più scura. E man mano che si va verso l'orizzonte è più chiara. Anche qui al solito qualcuno mi potrà dire che non è vero, però in genere funziona così, per cui si parte dalla parte più alta più scura e ci si avvicina all'orizzonte cercando di arrivare a una tonalità molto più leggera. Naturalmente la tonalità che vogliamo scegliere dipende soltanto da noi. Questo è un quadro, come ricordo, fatto esclusivamente di fantasia, quindi ogni cosa che facciamo è soltanto al nostro piacimento. Farsi il cielo, diciamo così, un pezzettino alla volta invece di prendere e fare tutto insieme, secondo me un occhio allenato, un occhio insomma che guarda i particolari, che non gli sfuggono alcune cose, si nota. Un cielo fatto pezzo per pezzo, nuvola per nuvola, diciamo così, alla fine è molto più bello e vero che no un cielo fatto col pennello grosso, tirato via e poi qualche colpo di chiaro o di scuro, a fare la nuvoletta, a fare il completamento, insomma, del cielo. E poi anche un modo per giocare, divertirsi un po' con i colori, insomma, alla fine, se no, se uno deve fare soltanto una rappresentazione pure semplice, insomma, lascia il tempo che trova, ecco. Io preferisco appunto una rappresentazione così, fatta un po' pezzo per pezzo, più divertente, mi dà un po' la soddisfazione di usare i colori, i pennelli, insomma. Il divertimento è anche questo qui, se no. Adesso sto usando il blu cobalto, il bianco e basta. È un po' questo verde cobalto che sembra un blu chiaro, che si presta bene a tantissime sfumature, colpi di colore, eccetera. Naturalmente un quadro del genere non è che ci sia moltissimo da spiegare. Una volta che abbiamo deciso i colori, le posizioni dei vari oggetti, soggetti, elementi che vogliamo introdurre, poi si tratta soltanto di amalgamare il tutto e portare avanti il lavoro. Quindi a volte non si sa nemmeno cosa spiegare più di tanto, perché si fa un tutorial, un visivo appunto perché insomma le immagini completano qualsiasi discorso. Tant'è vero, diciamo sì, i manuali, quelli cartacei,
per quanto interessanti, per quanto precisi, professionali e tutto il resto, non hanno mai l'incisività, l'immediatezza di un'immagine. Quindi, vedere alla fine è la cosa più bella che uno possa avere, insomma, come istruzione. Travalica le lingue, i paesi, e quindi un'immagine vale più di tantissime parole, tantissimi scritti, eccetera. D'olio. Come vedete, si intravedono alcune, diciamo così, parti del fondo. Ma non è detto che bisogna per forza a tutti i costi coprire ogni tratto, ogni piccolo, diciamo, si segno che non è il blu o il bianco, quello che sia. Cioè, non è che deve essere per forza coperto ad ogni costo il fondo. Possono anche rimanere delle parti più o meno visibili del fondo. Anche per questo si mette appunto un po' di colore, non si lascia completamente bianco, ma si fa un fondo già, tra virgolette, colorato, proprio perché se rimane un po' di scoperto, e a volte questo scoperto è molto molto significativo, e fa parte del quadro, quindi non è che deve essere per forza coperto come una vergogna, ecco. Poi tenderò a schiarire un po' di più in modo da avere una specie proprio di tunnel prospettico che possa dare appunto la sensazione di una profondità ancora maggiore. Preso un po' di blu, ho portato dietro.
anche qua giù possiamo partire verso l'orizzonte con un colore molto più chiaro, in modo che ci sia una separazione tra, diciamo così, l'orizzonte e il mare. Naturalmente adesso lo facciamo un po' più esagerato questo chiaro, poi piano piano lo andiamo ad amalgamare in maniera diversa. Naturalmente capita spesso, a meno che non ci siano condizioni particolari di cielo o di mare, che il mare sia lo specchio del cielo, per cui se, ecco, quindi se un cielo è calmo, tranquillo, sereno, difficilmente avremo un mare agitato e burrascoso, per cui ecco, in genere non è la regola, anche questa qui nella realtà molte volte capita che c'è un mare in tempesta e il cielo è luminoso, bello, chiaro, sereno, perché le nuvole casomai sono state spazzate via da un vento impetuoso, però insomma in genere noi facciamo sempre cose, diciamo così, in genere le particolarità poi sono fatte per un altro tipo di quadro, di storia, di, per cui noi in genere facciamo soltanto la normalità, poi le eccezioni fanno parte di un altro genere. Anche qui non è che ci sia molto da spiegare, insomma, penso che le immagini completino un po' qualsiasi discorso. Ora, per non perdere il disegno che abbiamo fatto con la matita o pennello che sia, vediamo di riprendere un po' in mano il disegno, se no dai lo perdiamo e poi non ci troviamo più con le nostre cose. Siccome non abbiamo nessun modello da dove seguire, almeno una traccia abbiamo, se no dobbiamo avere, ecco. Perché nel disegno preliminare comunque abbiamo fatto una specie di selezione, abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra le varie superfici, quindi non è soltanto un disegno tanto per fare.
diciamo così, le redini della grafica che abbiamo realizzato. Qui ci sono le nostre rocce, quindi anche qui poi dovremo tener conto delle luci, delle ombre. Non è che facciamo soltanto dei segni tanto per coprire una superficie alla svelta. Anche qui cerchiamo di fare la parte più scura dove ci sono le ombre, perché abbiamo detto che la luce viene grosso modo da questa parte. Naturalmente su un paesaggio le ombre e le luci sono sempre un po', diciamo così, abbastanza relative, in quanto non vedendo fuori campo, diciamo così, potrebbe esserci, che so, un albero, un'altra montagna, una roccia o qualche cosa che cambierebbe appunto la disposizione delle ombre, eccetera. Per cui, ecco, diciamo che le rappresentiamo in una certa maniera. Quindi tutto è poi nelle nostre capacità di rappresentare, insomma, di raccontare. Ecco, questo è giusto per avere memoria di quello che stiamo facendo, se no rischiamo appunto di perdere un po' il nostro disegno, e ci dispiacerebbe, perché tutto sommato ci abbiamo impiegato un po' di tempo per fare il disegno, per pensare alle masse, all'equilibrio generale di tutta la nostra cosa. Quindi manteniamo un po' questa falsariga di disegno, poi a cambiare naturalmente siamo sempre in tempo. Qui è un discorso diverso, qui adesso vi faccio vedere, è un discorso leggermente più interessante. Ecco. Vabbè. Allora, adesso facciamo un altro po' di mare e poi vi faccio vedere perché questa zona è, diciamo così, interessante. Ci siamo mantenuti sempre sulla stessa tonalità di azzurro. Poi, per non essere troppo monotoni, sennò si rischia di fare una cosa che insomma può sembrare piatta. In alcune zone, se vogliamo, naturalmente, se ci piace l'idea, possiamo fare un colore diverso, che so io. Possiamo prendere un po' di ocra d'oro, ecco, e portarcela un po' avanti a simulare un fondale di sabbia, mentre qui potrebbero essere queste parti più scure, posidonia o profondità maggiori, insomma, ecco. E qui possiamo anche fare un'ombra. Prendiamo un pennello un po' più piccolo, che questo è un po' troppo grosso. Quindi qui possiamo già cominciare a tracciare, diciamo così, un'ombra. E anche qua giù la stessa cosa, possiamo, che poi ce la possiamo naturalmente riportare dove vogliamo, ecco. Qui c'è questa specie di piccolo promontorio, qui un po' più scuro. Prendiamo il nostro
il nostro mare. Qui poi, quando andremo a fare in maniera più dettagliata, cercheremo di dare un po' di movimento alle acque, alle ombre e tutto il resto. Anche qui naturalmente non è che si fa tutto in un colpo, non è che la prima pennellata è quella che è decisiva ed è risolutiva, cioè per successioni facciamo una stesura, poi ne faremo un'altra e quindi il disegno, il dipinto, quello che sia, va in qualche modo elaborato piano piano, cercando sfumature, eccetera, eccetera. Seccissimo. Ok, quello che dicevo prima, poi qui lo rifiniamo dopo. Quando si va a fare delle cose, che in questo caso è un promontorio, ma se fosse con qualsiasi altra cosa, in lontananza, bisogna rifarsi un po' alla prospettiva aerea, quella che inventò, diciamo così, o ha perfezionato Leonardo da Vinci. L'Alberti fece... mise le basi scientifiche insieme a Brunelleschi, eccetera, insomma, mise le basi scientifiche di quello che era la prospettiva, quella, un punto di fuga e tutte le linee convergenti in, un dato, in quel dato punto. E Leonardo non si accontentò di questa cosa e Leonardo portò avanti le sue deduzioni, i suoi studi e quindi disse: ma io ho due occhi e ho una prospettiva che non è per forza un punto, ma dovrebbero essere almeno due punti, e di lì insomma ha inventato, ha portato avanti una sua problematica, insomma, eccetera, eccetera. Quindi, rifacendosi a questi principi, dobbiamo fare appunto queste parti, rifacendosi a quel tipo di prospettiva aerea. Per cui, man mano che andiamo verso l'orizzonte, dobbiamo rendere queste parti molto simili a quello che è appunto la parte terminale, quindi il cielo. Quindi devono essere molto simili appunto al cielo. Si devono in qualche modo vedere, ma sono osservazioni che chiunque ha fatto e ha visto, per cui una cosa vicina è leggibile, le varie cose che ci sono, che so, alberi, case, costruzioni, rocce, eccetera,
man mano che si allontana, naturalmente non si vede più un tubo, si vede soltanto una macchia che poi ancora in lontananza si confonde col cielo, eccetera, eccetera. E noi, rifacendosi appunto a queste piccole osservazioni, che sembrano piccole, ma che sono state poi la base di tantissime evoluzioni pittoriche e stilistiche, rifacendoci a quei principi, anche noi facciamo tesoro di queste osservazioni e con una prospettiva aerea facciamo qualcosa. Ecco qui. Di luce che si specchia su queste montagne in lontananza ci danno così una sensazione ancora più di distanza, di profondità, di movimento, insomma di tridimensionalità. Per scurire ulteriormente il Bruno Van Dyck, per dargli una tonalità un po' più verdastra, un po' più tra il verde scuro e il marrone, ci possiamo miscelare un po' di blu. Col blu prende una tonalità abbastanza scura, dipende appunto dalla quantità di blu, ed è abbastanza caldo come tonalità, per cui si presta bene a scurire rocce, lo uso, almeno io lo uso spesso per fare alberi, fogliame, eccetera.
anche questa parte naturalmente è in ombra e quindi la scuriamo un po'. E qui, come abbiamo detto, proprio sempre considerando questa benedetta luce, questa parte qui sarà più in ombra. Straccio, il pennello, ecco. E ora questa qui la rendiamo un po' più interessante. Prendiamo un pennello un pochino più grande, in modo che ci dia una pennellata un po' più corposa.
Vediamo un po' come rappresentare questa barchetta. Come abbiamo detto, è, diciamo così, in un certo senso, la parte clou di tutta la rappresentazione, tutta questa scenografia. E quindi io sceglierei anche un colore che rappresenta un po', diciamo così, il fuoco, il culmine di questo dipinto. Quindi anche il colore userò questa lacca di garanzia che vi avevo rammentato all'inizio del tutorial. Intanto prepariamo la parte, diciamo così, grafica. Ecco qui. Guardando meglio il disegno, probabilmente ho fatto un piccolo errore di disegno puro. La barca mi sa che l'ho fatta che pare che sia un po' troppo sollevata, diciamo, da terra, per cui bisogna che l'abbasso un pochino. Allora, niente di trascendentale, sono piccoli errori che si vedono poi mentre si fa il lavoro, e naturalmente si cerca di rimediare. Il problema non è grave. Ecco, le modifiche alla barca le ho fatte, come si vede qualcosina è cambiato e mi dà appunto l'impressione che adesso la barca sia appoggiata più realmente a terra che non un po' troppo sollevata. Con i quadri a olio c'è sempre la difficoltà a metterlo nella posizione giusta, perché le luci non si riesce mai a posizionarle in modo che non riflettano sul lucido appunto dell'olio. Beh, il quadro è questo qui, spero che queste poche cose possano esservi utili. Se qualcuno volesse replicare, non credo ci siano grosse difficoltà nel poterlo rifare. Ok, alla prossima!